Marco Olicino, responsabile del back office cessione del Quinto. Ciao Marco. Ciao Francesca, ti stavo aspettando. Come vedi, il nostro back office è in continuo fermento, quindi che dici? Ci accomodiamo nella meeting room per fare due chiacchiere? Assolutamente Marco, fammi strada, andiamo. Eccoci Marco, tu in realtà sei giovanissimo e già sei responsabile del back office cessione del Quinto. Ma da quanti anni lavori in prestito sì? Beh, posso dire da sempre. Il presidente ha creduto in me sin dall'inizio di questa grande avventura e io ho creduto nel suo progetto e direi di averci visto giusto. Ho iniziato come analista e poi tramite un percorso di formazione, impegno, passione e soprattutto condivisione degli obiettivi aziendali, oggi ricopro il ruolo di responsabile back office cessioni del Quinto. Posso dire di essere una figura storica di prestito sì, sono cresciuto in questa realtà non solo a livello professionale ma anche a livello umano. Ho condiviso più di 10 anni di attività e ho visto la crescita esponenziale dell'azienda, quindi sono orgoglioso di far parte di questo, di essere una parte attiva di questo successo. E qual è stato il segreto del tuo successo, Marco, ma soprattutto il segreto del successo del back office? Beh, nessun segreto in realtà. Le persone al centro è il nostro motto e questo vale per tutto. Nel nostro caso, mettere le persone al centro ha significato garantire un'elevata qualità dei servizi offerti alla rete. In sintesi, abbiamo strutturato un back office solido che riesce a garantire velocità e operatività a tutta la rete prestito sì. Noi ci occupiamo di tutte le richieste di finanziamento che giungono ai nostri consulenti, dalla valutazione di fattibilità, quindi avvio e controllo pratica, istruttoria e comunicazione di erogazione della cessione. Non abbiamo mai avuto paura dei cambiamenti, anzi, li abbiamo accolti come un'occasione di crescita e miglioramento. E i numeri oggi ci danno ragione. La fiducia conquistata giorno per giorno, attraverso la dedizione e l'amore per ciò che facciamo, ci ha permesso di raggiungere ambiziosi obiettivi con elevati standard, come possono essere la risposta immediata e le tempistiche di istruttoria ridotte, processi gestionali e organizzativi, e a ciò si aggiunge poi la solidità e la stabilità degli istituti di credito e le banche con le quali noi lavoriamo, nonché i programmi di formazione continua che costituiscono il nostro valore aggiunto per tutti i processi di lavorazione. Marco, nello specifico, come è organizzato il back office cessioni del Quinto? Attualmente il back office è strutturato con 8 analisti che collaborano con me con diverse funzioni per offrire un supporto di qualità ai nostri consulenti. Passo la parola a Caterina, la mia vice responsabile. Ciao, sono Caterina Donisi, sono la vice responsabile del back office e oltre a supportare il nostro responsabile nella gestione delle varie attività organizzative interne, mi occupo insieme ai colleghi del back office della valutazione e della gestione di tutte le pratiche di cessione del Quinto. Nello specifico le nostre attività sono così suddivise: valutazione della documentazione reddituale del cliente al fine di poter offrire la miglior soluzione ai nostri clienti, sottoscrizione del contratto e richiesta polizza assicurativa per la copertura del finanziamento, notifica della documentazione del contratto all'amministrazione del cliente, estinzione e liquidazione del finanziamento. Siamo un team altamente specializzato e questo ci consente di dare un supporto continuo al consulente nella gestione della pratica, così come nella ricerca della migliore combinazione in base alle specifiche esigenze del cliente. Bene Marco, ho giusto un'ultima domanda per te, che poi in realtà è quella che mi incuriosisse giusto un po' di più. Dici un po', perché un consulente del credito dovrebbe scegliere prestito sì? Francesca, potrei parlare per ore, forte dell'esperienza di questi 10 anni e in più in quella che oggi per me è davvero una grande famiglia, ma non mi voglio dilungare. Un consulente del credito in prestito sì ha la possibilità di lavorare con un'offerta completa e multiprodotto. Collaboriamo con banche e istituti di credito rinomate e con offerte e condizioni economiche e commerciali realmente interessanti. Per noi mettere le persone al centro significa sostenerle, ci prendiamo cura dei nostri consulenti, mettendo a loro disposizione non solo i migliori strumenti e tecnologia, ma soprattutto un supporto professionale e umano.
Non da ultimo, i nostri percorsi di formazione offrono programmi anche per i giovani che desiderano intraprendere una carriera in questo settore e mettiamo tutti in condizione di raggiungere ambiziosi obiettivi di carriera. Perfetto Marco, io allora ti ringrazio per la tua disponibilità, ma adesso presentami Gaetano Buccino, che è il responsabile back office prestiti personali. Certo Francesca, vieni.